Durante l'audizione davanti alla Commissione bicamerale sull'infanzia, il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha reso noti i dati riguardanti l'arrivo di minori stranieri in Italia. Nel 2008 sono ben 2.751 quelli giunti sulle nostre coste, 2.124 dei quali non accompagnati. Sempre in riferimento al 2008, la maggioranza dei minori sono sbarcati a Lampedusa. Inoltre, su 302 istanze presentate, 70 minori hanno ottenuto lo status di rifugiato e 210 la protezione sussidiaria. Per quanto riguarda l'anno in corso, invece, i minori arrivati sinora sono 154, di cui 138 non accompagnati. Un trend dunque in incremento, come ha fatto notare lo stesso ministro, che ha parlato di una situazione di emergenza per l'accoglienza, per la cui gestione ai comuni maggiormente coinvolti nel 2008 sono stati erogati 5 milioni di euro, 3 milioni quelli destinati dall'inizio di quest'anno. In merito poi alla questione del traffico di organi nel nostro paese, il responsabile del Viminale ha precisato di aver in precedenza parlato di evidenze di segnalazioni e non invece del fatto che vi sia l'evidenza che il sistema sanitario italiano svolga attività di questo tipo. Maroni si è detto d'accordo anche con l'emendamento al disegno di legge sulla sicurezza che la Commissione bicamerale sull'infanzia presenterà, come annunciato dalla Presidente Mussolini, per introdurre l'obbligatorietà del documento di identità per i minori dai 0 ai 14 anni. Secondo il Ministro, inoltre, i centri per gli immigrati dovranno essere aumentati, allo scopo anche di garantire maggiormente i minori stranieri non accompagnati. Tutte le regioni, dunque, dovranno avere strutture adeguate, tema questo che sarà anche al centro del Comitato Interministeriale di monitoraggio della legge Bossi-Fini, convocato per la prossima settimana. Infine, riguardo la possibilità per i medici di segnalare i clandestini, il numero uno del Viminale ha detto che la norma può essere migliorata, tenendo presente il fatto che la sanità è competenza esclusiva delle regioni, facendo quindi in modo che le regioni possano partecipare al processo, venuto meno il divieto di segnalazione, per garantire il diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie di tutti coloro che ne hanno bisogno, sia italiani o stranieri, irregolari o meno. Questo principio, ha precisato Maroni, non è mai stato messo in discussione.